Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo anche che è uscito il mio shop. Trovate tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi della storia di Vanessa Simonini, una ragazza che aveva una vita da vivere davanti a sé, ma che purtroppo è stata spezzata. Ma come al solito, andiamo con ordine. Ci troviamo in Toscana. Vanessa nasce a Castelnuovo di Garfagnana il 24 gennaio del 1989. È una bimba tranquilla, non si lamenta e non piange mai. Simona e Melania sono le gemelle di Vanessa e sono già adolescenti quando nasce. All'inizio le gemelle non reagiscono con chissà che gioia l'arrivo di questa nuova sorellina. Quando però Vanessa nasce la vanno a vedere in ospedale e si innamorano perdutamente di lei, non vedono l'ora che arrivi a casa. Quando Vanessa arriva nella sua dimora, la madre permette alle figlie di saltare la scuola per una settimana. Bisogna far festa per questo lieto evento. Vanessa quindi diventa ben presto la piccola di casa e cresce con l'affetto di una famiglia semplice, unita e serena. Suo padre fa il muratore, mentre sua madre, Maria Grazia Forli, lavora come sanitaria domiciliare. Vanessa abita a Gallicano, un paese della Garfagnana in provincia di Lucca. La ragazza va bene a scuola, è diligente, non dà alcun problema, studia e fa i compiti, si impegna e a scuola ottiene ottimi voti. Crescendo è lei che si confida con la madre. I due hanno un ottimo rapporto. La ragazza, infatti, entrando in adolescenza, parla spesso con Maria Grazia, raccontandole delle sue crisi adolescenziali. Vanessa non si vede bella, anzi, talvolta si vede proprio bruttina. La sua mamma lo sa, e ogni volta che Vanessa si butta giù, non manca di abbracciarla e portarla davanti allo specchio dicendole: "Ma ti vedi? Sei bellissima, hai un bel visino, hai un fisico perfetto, come puoi vederti brutta?" Ma si sa che gli adolescenti spesso non si vedono come dovrebbero, ed è così che quei due brufoletti in faccia diventano una tragedia. E infatti Vanessa sente che non troverà mai un ragazzo fino a quando quei brufoletti non le spariranno dal viso. La ragazza ha un rapporto simbiotico con sua madre. Si tinge i capelli di biondo come lei e cerca sempre un suo consiglio o la sua approvazione. Inoltre le racconta tutto: gli intrighi, i mezzi innamoramenti e gli interessi che avvengono tra i banchi di scuola. Per Maria Grazia non sono affatto un segreto, in quanto lei è la sua prima confidente. Vanessa dunque cresce, termina le scuole superiori ed è in cerca di un impiego. Come tutte le ragazze, ha una compagnia di amici e si ritrovano al bar di Gallicano. Quel bar è un punto di ritrovo un po' per tutti. E Vanessa e i suoi amici crescono così, tra una Coca-Cola, un estate, un sorriso, una battuta. Stanno sempre in compagnia e si divertono con poco. A loro non serve fare serate grandiose per essere felici. Anche una serata passata in quel bar può essere piacevole. Perché conta la compagnia, non il luogo in cui si sta. E la compagnia di Vanessa è davvero molto molto unita. Nella comitiva quindi ci sono Vanessa, Martina e Tania. Per le tre amiche l'argomento è sempre lo stesso. I ragazzi e il sogno romantico del primo amore. Parlano sempre di qualche ragazzo che trovano carino, sperano ben presto di fidanzarsi anche loro e di vivere una storia d'amore incredibile, indimenticabile, esattamente come nei film. Poi ci sono i ragazzi della compagnia che sono Sandro, Giuseppe e Alessandro. Vanessa vorrebbe davvero trovare il principe azzurro, o meglio, il ragazzo perfetto per lei. Insomma, non vuole accontentarsi. Se non è sicura dei suoi sentimenti, non si spinge troppo oltre con nessuno. Vanessa ci tiene. Vuole davvero trovare il ragazzo giusto per poter vivere con lui la sua prima esperienza intima. Passano quindi gli anni, Vanessa diventa ventenne, ma non ha ancora trovato il ragazzo giusto per lei. Però non si dispera, in quanto la sua compagnia di amici è davvero molto molto unita. Fino a quando al gruppo si unisce anche Simone Baroncini, un uomo forse un po' troppo grande per stare con loro. Infatti Simone è un uomo di 35 anni, e ogni venerdì sera da Pisa raggiunge Gallicano proprio per unirsi al gruppo. Viene chiamato per l'appunto il Pisa. Simone è davvero un bonaccione, è un tipo che fa un sacco di battute, è di compagnia e inoltre non ha molti amici. Quelli della sua età lo invitano ad uscire più che altro per prenderlo in giro. È un pochino goffo, non è troppo attraente, e in effetti con le ragazze non è che ci sappia fare molto. Mentre altri suoi amici hanno ormai messo su famiglia, di conseguenza non possono più uscire quando gli va. È normale che quando ci si sposa e quando si mettono al mondo dei figli, la routine cambi drasticamente. Simone quindi conduce una vita abbastanza vuota e monotona a Pisa.
non ha più nessuno lì. Costruisce gabbie per conigli in un'officina di Lucca e, in generale, ha sempre fatto dei lavoretti saltuari. Ciò significa che non ha mai avuto una vera e propria indipendenza economica. Simone è figlio unico e vive ancora a casa dei suoi genitori. Così, ecco che Simone si trova molto più a suo agio a frequentare ragazzi e ragazze più piccoli di lui. Loro lo accettano per quello che è, ridono alle sue battute. Insomma, Simone si trova proprio bene nella compagnia di Vanessa. C'è però un fatto che potrà apparirvi di poco conto, ma che sarà importante ai fini della nostra storia. Simone ha la macchina ed è lui che porta sempre in giro le ragazze. In pratica si fa trattare come se fosse un taxista. Dietro questo suo comportamento c'è un motivo ben preciso. Simone è attratto da Vanessa, vorrebbe riuscire a combinare qualcosa con lei. Ma Vanessa ha altri pensieri, vuole divertirsi e tra l'altro lo dice chiaramente alle sue amiche. Ragazze, il Pisa è troppo grande per me. Pure se mi piacesse, non ci starei con lui. Simone, pur di star vicino a Vanessa, accetta il suo ruolo di autista. È sempre disponibile, si rende utile. Aspetta che le ragazze escano di casa per passarle a prendere. La verità però è che Simone non si sente affatto un autista. Anzi, vuole avere l'esclusiva su quelle ragazze che ama portare in giro. Tanto che se c'è qualcuno che si offre di andarle a prendere, Simone si arrabbia immediatamente. È l'unico che può passarle a prendere. Non esiste che queste ragazze vadano in macchina con qualcun altro. Ma spera che l'uomo prima o poi capisca che tra loro c'è solo un'amicizia e non può esserci niente di più. Simone però desidera esattamente il contrario, vuole che Vanessa cambi idea e che riesca a vederlo con occhi diversi. Simone quindi recita la parte dell'amico fidato, del confidente, mentre cerca in tutti i modi di attirare l'attenzione di Vanessa su di sé, anche a costo di ritrovarsi fuori luogo, in mezzo ad una festa di ragazzi poco più che adolescenti. Simone spera che Vanessa prima o poi si dimostri disponibile. In un certo senso vuole essere accettato. Insomma, non vuole che Vanessa lo identifichi come l'amico gentile che dà i passaggi e basta. A dirla tutta, Simone è un 35enne, è vero, però si comporta come un 20enne. L'uomo, rendendosi conto di essere spesso fuori luogo, si ritaglia la parte della vittima. Le ragazze vedono che a volte reagisce in modo esagerato anche per sciocchezze. Quindi non lo vedono come una persona pericolosa, bensì infantile. Arriva una sera in cui Vanessa beve un po' più del solito, insomma alza un po' troppo il gomito. Suona ad una festa e la ragazza è seduta su un divanetto che scherza con un suo amico. Intanto Simone è dietro di lei. Simone la tiene sempre d'occhio. Così Simone prova a farsi avanti, ma il suo approccio è non solo maldestro, ma anche indesiderato. Prova ad abbracciarla da dietro, quindi tenta di coglierla alla sprovvista. Vanessa ci rimane molto male e gli dice: no, ascolta, tu le mani addosso a me non le metti. A questo punto Simone inizia a rinfacciare i favori che fa continuamente a Vanessa. Le dice che lui si sposta per portare in giro lei e le sue amiche ogni fine settimana ed è questo il ringraziamento? Non vuole neanche abbracciarlo? Quella sera, vista la situazione che si è andata a creare, Vanessa non si fa accompagnare a casa da Simone, ma da un altro suo amico di nome Riccardo. Riccardo in effetti ha sempre avuto un po' un debole per Vanessa. Dunque i ragazzi stanno sotto casa sua a parlare un po'. Riccardo è carino, le fa qualche carezza sulla guancia, ma non è fuori luogo. Non tenta di allungare le mani e questo Vanessa lo apprezza molto. Poco tempo dopo però ecco che si presenta Simone. Li ha seguiti fin sotto casa di Vanessa ed è molto molto arrabbiato. Inizia a spingere Riccardo. Gli dice che non si deve permettere di riaccompagnare Vanessa a casa. Quello è compito suo. Solo lui può farlo. Vanessa e Riccardo giustamente si spaventano per la reazione di Simone. La ragazza scoppia anche a piangere, quindi quando sale in casa racconta a sua madre la situazione. Le dice che Simone era fuori di sé, aveva gli occhi da spiritato e gli aveva fatto una grandissima paura. Tania, l'amica di Vanessa, quando apprende la notizia si arrabbia un bel po', parla con il resto della compagnia e tutti di comune accordo decidono di allontanare Simone. Simone dunque dopo la lite con Riccardo si ritrova da solo. Ha tentato un approccio con Vanessa ma ha ottenuto l'effetto contrario, il suo rifiuto e l'isolamento. È così che la sua frustrazione aumenta sempre di più. In realtà Simone il venerdì va sempre al bar di Gallicano. Ma la compagnia di Vanessa lo tiene a distanza. È chiaro che non ci sia più l'amicizia di prima. Simone scherza, prova a fare le battute di sempre. Ma ora, quelle battute che prima facevano divertire tutti, vengono accolte con freddezza dal gruppo di ragazzi. Inoltre, spesso, durante i fine settimana, non rientra a Pisa, a casa sua, ma dorme in macchina sul greto del fiume Serchio. Le amiche di Vanessa però credono poco a questa storia, in quanto sono convintissime che quella sia una scusa di Simone che, come al solito, sta provando a fare la vittima. Insomma, lui non ha tanti soldi, da Gallicano a Pisa è circa un'ora di macchina e quindi non vuole sprecare troppa benzina.
E invece le amiche di Vanessa in questo caso hanno torto marcio. Simone spesso non rientra a Pisa perché il suo chiodo fisso è Vanessa. E dato che la sera dopo sarebbero comunque usciti insieme, evitava di sprecare benzina per far ritorno a casa. Per avvicinare Vanessa, a questo punto veste i panni dell'amico di famiglia ingiustamente isolato. Va quindi a trovare la mamma di Vanessa. Simone vuole parlare con Maria Grazia perché sa che ha un ottimo rapporto con la figlia. Quindi va da lei per dirle che lui in realtà non ha fatto niente di male. L'ha solo abbracciata una volta e Vanessa l'ha immediatamente allontanato. Maria Grazia pensa che Simone sia un ragazzo semplice, ben educato. Inoltre pensa che lui, essendo più grande, possa proteggere sua figlia e le sue amiche da malintenzionati. Quindi Maria Grazia parla con Vanessa e le dice che in realtà quel ragazzo non ha assolutamente alcun secondo fine. Pensa che Vanessa e la sua compagnia di amici l'abbiano trattato troppo duramente. Fino a quel momento è sempre stato un amico affidabile e rassicurante. Quindi Vanessa alla fine si fida della sua mamma e torna ad uscire con Simone. Vanessa parla anche con le sue amiche, Tania e Martina, chiedendo loro di perdonarlo. Alla fine, anche nei suoi confronti, non aveva fatto nulla di male. È così che Simone torna a far parte della compagnia di Vanessa. Simone, d'altro canto, è sempre stato un buon amico. Uno scatto di nervi non può certo cancellare tutto ciò che ha fatto per lei. Inoltre, poverino Simone, non ha neanche mezzo amico. Così ben presto tutto torna come prima. Il Pisa, ossia Simone, torna ad indossare la maschera del buonaccione del gruppo. È felice, ma Vanessa con lui è stata chiara e definitiva. Dice chiaramente a Simone che tra i due può esserci solo un'amicizia. Niente di più. Inoltre, Vanessa aggiunge: Simone, se mi metti ancora le mani addosso, la nostra amicizia si conclude perché vuol dire che da me non vuoi solo un'amicizia, ma qualcosa in più, che io non posso darti. Simone pare abbia capito. Fino a quando in un locale, un sabato sera, Vanessa incontra un ragazzo che fa il barman, lavora proprio in quel locale e si infatua di lui. Parla sempre di lui con le sue amiche. Si avvicina spesso al bancone per parlargli in dei momenti un po' più tranquilli durante la serata. Fino a quando, qualche settimana dopo, si scambiano i numeri di telefono. Vanessa è felicissima. Ogni volta che quel ragazzo le manda un messaggio, fa i salti di gioia. Anche lui è chiaro che si è attratto e affascinato da lei. Vanessa forse ha trovato il suo principe azzurro, quel ragazzo con cui condividere la sua prima esperienza. Inizialmente Simone sembra indifferente alla situazione e si ritaglia il ruolo di confidente. Cerca di atteggiarsi come un fratello più grande pronto a dare consigli. Infatti in quel periodo Vanessa racconta a sua madre che Simone le dà un sacco di suggerimenti per conquistare quel ragazzo che le piace tanto. Simone è carino, è gentile e sicuramente ha capito di aver sbagliato ad avere quell'approccio con Vanessa, che nonostante i suoi 20 anni non ha mai avuto esperienze di questo tipo. Non che sia un problema, sia chiaro. A mio parere non c'è l'età giusta per dare il primo bacio o per concedersi per la prima volta. Basta non sentirsi forzati a farlo perché tutte le mie amiche l'hanno già fatto o cose del genere. In realtà però Simone non ha mai perso interesse per Vanessa. Ha finto di perderlo per riuscire a starle vicino nonostante tutto. Quando Simone si accorge che Vanessa si sta legando sempre di più a quel barman, capisce che la sta perdendo e questo Simone non può accettarlo. Se Vanessa si fidanzasse, lui sarebbe estromesso, non potrebbe più darle consigli o starle vicino. Una sera in particolare il ragazzo si fa cambiare il turno con un suo collega, proprio per poter chiacchierare un pochino con Vanessa. Così Simone si mette di fronte a loro e inizia a guardarli con aria di sfida. Non distoglie mai lo sguardo. Onestamente è anche alquanto inquietante. Simone sta ribollendo di invidia. Guarda Vanessa e la sua nuova fiamma e pensa in continuazione: al posto suo ci dovrei stare io. Lei dovrebbe stare con me. Poco dopo Simone si alza di scatto. Saluta tutti facendo finta di nulla. Finge di essere stanco. Stavolta sostiene di aver preso una camera in un hotel lì vicino. Ma la verità è che Simone non va in nessun hotel. Si dirige invece di nuovo nel greto del fiume Serchio e inizia a riflettere. Simone, recitando con Vanessa la parte dell'amico e del confidente, si è messo da solo in una situazione senza via d'uscita. Se si toglie la maschera e ci prova con Vanessa, la perde per sempre. Ma se non lo fa, la perderà comunque. Si condannerà a recitare per sempre la parte dell'amico, che, a dirla tutta, ormai gli sta alquanto stretta. Simone a questo punto prova solo rabbia e frustrazione perché davvero non sa come uscire da questa situazione. L'uomo sembra lo stesso di sempre, ma non è così. La sua ossessione ormai è incontrollabile. Vanessa però non ha intuito nulla. Dunque, la sera del 7 dicembre 2009, quando si sentono e si mettono d'accordo perché lui la passi a prendere, lei è tranquilla. Quel 7 dicembre è una brutta serata, piove tanto, ma Vanessa vuole uscire comunque. Così si lava i capelli, sua madre glieli asciuga e glieli pettina. Vanessa insomma si prepara, deve uscire con Simone. Spesso Vanessa esce da sola con Simone e anche la sua amica Tania talvolta ci esce da sola. Quindi
Maria Grazia, di base, non ha motivo per preoccuparsi. Simone, quindi, poco prima delle 9, giunge in macchina sotto casa di Vanessa. Quella sera però c'è un cambio di programma perché, nonostante la pioggia, anche Tania ha deciso all'ultimo momento di uscire con loro. Poco prima di partire, Vanessa le manda un messaggio scrivendole che sarebbero passati a prenderla prima di andare al locale. Vanessa ovviamente non vede l'ora di raggiungere quel pub in cui c'è quel ragazzo che le piace tanto. Così, quando entra in macchina di Simone, non si trattiene mica. Dice che non vede l'ora di arrivare perché sente che quella è la serata giusta. Dice infatti a Simone: è fatta, questa sera mi metto con il ragazzo del pub. Ne sono sicura. Stasera è proprio la volta buona. Simone sta in silenzio e si avvia verso casa di Tania, percorrendo però stradine secondarie. Poi improvvisamente accosta e si ferma. Simone ha deciso. Quella è la sua ultima occasione. Mette quindi di nuovo le mani addosso a Vanessa. Ma la ragazza non ne vuole sapere, quindi si difende e cerca di divincolarsi. Simone le prende il telefonino che stringe in mano, si comporta in modo prepotente, tanto che Vanessa esce di corsa dalla macchina. Inciampa quasi subito, quindi si alza togliendosi le scarpe col tacco per poter correre più velocemente, cerca di scappare, di allontanarsi da Simone. È chiaro che l'approccio di Simone non solo non le va bene, ma la spaventa anche, altrimenti Vanessa non sarebbe mai scappata al buio togliendosi le scarpe. Simone, però, corre veloce, quindi la raggiunge ben presto. La spinge a terra, si mette a cavalcioni su di lei. Vanessa urla, cerca di nuovo di divincolarsi. Ma Simone è ben più forte, quindi con una mano la strangola e con l'altra la soffoca. L'uomo ovviamente dice che non era mica nelle sue intenzioni uccidere Vanessa. Quando se ne accorge, la prende, la carica in macchina e si sposta fino al greto del fiume Serchio, che dista circa 3 chilometri. Comincia così una lunga e terribile notte che Simone non ha mai saputo raccontare in modo credibile. Intanto Tania aspetta l'arrivo di Vanessa e alle 9:15 inizia a preoccuparsi. Prova a chiamare Vanessa, ma il telefono è sempre spento, così contatta sua mamma. Tania quindi chiama Maria Grazia dicendole che non ha visto Vanessa. Per caso ha cambiato idea? Non vuole più uscire? È successo qualcosa? Maria Grazia risponde: ma come non è arrivata? È uscita prima delle 9 con Simone. Doveva venire a prendere anche te. Ti ha scritto un messaggio, giusto? Tania risponde: sì, è vero, mi ha scritto, partiamo ora. Ma io non l'ho proprio vista. Per di più, sia il suo cellulare che quello di Simone risultano spenti. Maria Grazia a questo punto pensa che sia successo qualcosa di grave, ma non immagina neanche lontanamente cosa sia successo realmente. La donna pensa più che altro ad un incidente. Ecco perché entrambi non rispondono al telefono. Maria Grazia, peraltro, pensa che sia una fortuna che Simone sia con Vanessa. Quest'ultima, infatti, è una ragazza un po' paurosa. Sarà preoccupata, spaventata, quindi meno male che c'è Simone a farle coraggio. Intanto Simone porta Vanessa vicino al fiume e, in stato confusionale, inizia a compiere una serie di azioni che, in apparenza, possono sembrare insensate. Simone, infatti, stende Vanessa per terra, a fianco alla sua macchina. La guarda e ancora non riesce a credere che sia morta. La copre dunque con i vestiti che indossa. Si toglie dunque la giacca, la felpa, la maglietta di cotone. Copre Vanessa e poi si toglie anche le scarpe, che inspiegabilmente getta nel fiume. Alle 10 di sera, mentre Simone è ancora al fiume, Maria Grazia e le amiche di Vanessa si incontrano in piazza per decidere cosa fare. Maria Grazia è sempre più convinta che sua figlia sia stata vittima di un incidente. Si fa dunque dare da Tania il numero di Simone, e di nuovo il suo cellulare risulta spento. Dopo aver tentato di contattare invano Vanessa e Simone, i familiari e le amiche di Vanessa decidono di avviare le ricerche. Prendono quindi le torce e iniziano a cercare i due ragazzi. Provano a ripercorrere la strada che avrebbe dovuto fare Simone per raggiungere il pub, ma ahimè non trovano nulla, nessuna macchina incidentata, nessun incidente in particolare. Simone nel frattempo accende l'automobile e si infila sotto il retro della macchina. Si sdraia e inizia a inalare il fumo del gas del tubo di scappamento. Alle 11 di sera Maria Grazia decide di chiamare i carabinieri, i quali allertano immediatamente i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Le ricerche partono immediatamente e anche in questo caso Maria Grazia in un certo senso si tranquillizza. Stanno cercando sua figlia e sicuramente la troveranno. I carabinieri di Gallicano e di Castelnuovo però si rendono subito conto della gravità della situazione. Conoscono la famiglia di Vanessa e conoscono le abitudini dei ragazzi del paese. Intuiscono dunque che dietro il silenzio della ragazza potrebbe nascondersi qualcosa di grave. Per i familiari e gli amici di Vanessa iniziano ore terribili di attesa nella caserma dei carabinieri. Quelle sono davvero ore tremende e fortunatamente con Maria Grazia ci sono anche le amiche di Vanessa che provano a tirarle un po' sul morale, che provano a farle coraggio. Intanto Simone smette di inalare il gas del tubo di scappamento, si riveste, sale in macchina e accende il cellulare. Ora Simone è raggiungibile, ma non risponde.
continua a non rispondere al telefono. Arriva l'una di notte e le ricerche nella campagna di Gallicano sono ancora in pieno svolgimento. I familiari e gli amici di Vanessa sono tutti in attesa di notizie davanti al comando dei carabinieri. All'una e un quarto alla centrale operativa arriva una telefonata. A chiamare è Simone. Per telefono dice di trovarsi al fiume e di aver subito un'aggressione. Sostiene che un gruppo di uomini stranieri hanno rapito Vanessa, mentre a lui hanno fatto respirare per ore il fumo della marmitta. I carabinieri avvisano il magistrato di turno e si precipitano sul luogo indicato da Simone. Ai familiari per il momento non dicono nulla, in quanto vogliono verificare la veridicità di quella telefonata. E in effetti le forze dell'ordine trovano Simone in macchina, mentre la povera Vanessa non è assolutamente stata rapita. È lì per terra, coperta ancora dalla felpa dell'uomo. I carabinieri a questo punto portano Simone al pronto soccorso, dove vengono rinvenute tracce di monossido di carbonio nei suoi polmoni. Simone nel frattempo continua a raccontare la versione data in precedenza. Lui e Vanessa hanno subito un'aggressione, ok? Ma lui aveva detto che Vanessa era stata rapita, non che era morta di fianco alla sua macchina. Le cose qui non tornano affatto. Per di più Simone ha un graffio sulla guancia abbastanza importante ed è quasi impossibile che un gruppo di aggressori si sia messo a graffiargli la faccia. È più probabile invece che a graffiarlo sia stata proprio Vanessa. Alle 4 del mattino Simone confessa l'omicidio di Vanessa. Ha provato a depistare le indagini inutilmente. A questo punto i carabinieri avvisano i familiari, che non sanno ancora nulla. Maria Grazia e gli amici di Vanessa si sentono dire dai carabinieri: Vanessa c'è, non è sparita né è stata rapita. C'è, ma in realtà non c'è più, non è più tra noi. Maria Grazia è stordita da questa notizia, non riesce a capacitarsi che sia tutto vero. Infatti, poco dopo, insiste per tornare a casa. Pensa che quello sia solo un brutto sogno. Maria Grazia pensa dentro di sé: beh, ora vado a casa, provo a dormire almeno un'oretta, poi mi sveglio e sicuramente ci sarà la mia bimba a casa, perché questo è solo un brutto sogno. Vanessa sarà lì, io ne sono certa. Anche durante il funerale di Vanessa, Maria Grazia pare non accetti la morte di sua figlia. Si rende conto che tutti si avvicinano per farle le condoglianze, ma lei preferisce pensare che quello non è il funerale di sua figlia, bensì il suo matrimonio. Insomma, Maria Grazia non ci crede, non riesce a capacitarsi del fatto che non ci sia più la sua Vanessa. È come se in un certo senso vada in negazione. Sua figlia è viva e quello che sta vivendo lei, invece, è solo un brutto sogno. Una mattina si sveglierà e la ritroverà a casa. Purtroppo, col tempo, Maria Grazia deve fare i conti con la realtà, che è sempre così difficile da accettare. Le indagini nel frattempo si concludono velocemente e Simone viene rinviato a giudizio. Il processo si svolge con la formula del rito abbreviato. Al termine del processo di primo grado, Simone viene riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e condannato ad una pena di 30 anni. La difesa presenta appello. Così la Corte d'Appello di Firenze riduce da 30 anni a 15 anni la pena di Simone. Questa sentenza viene anche confermata in Cassazione. Queste sono le parole di Maria Grazia quando commenta la sentenza della Corte d'Appello. Mi vergogno di essere italiana. Non voglio accusare i giudici, ma la legge è sbagliata. Alla fine, tra pochi anni, sarà fuori. Questo è quello che vale la vita di una ragazza di 20 anni. Martedì 25 novembre 2014, Maria Grazia, la madre di Vanessa, presenta a Palazzo Ducale, a Lucca, un libro che si intitola Meraviglioso amore, la storia di V. Il libro parla della gioia della sua bambina, dei suoi dolori e delle sue paure da ventenne. Racconta i suoi sogni infranti. La donna spiega: parlo della mia bimba perché mi fa stare bene. Non mi tiro mai indietro. Lei non conoscerà il mondo. E sarà il mondo, allora, a conoscere lei. Maria Grazia non ha più lacrime da piangere, almeno in pubblico, non cerca facile compassione né scrosci di applausi. Quello che vuole lei è giustizia, vuole far conoscere chi era Vanessa e il rapporto che le legava. Un rapporto profondo, quasi viscerale, non morboso, ma di fiducia reciproca, di apertura completa e incondizionata. Maria Grazia racconta in quel libro di quella ragazzina semplice e bionda, Vanessa, ed il macigno di sopravvivere a una figlia. La sete di giustizia, però, non si placherà mai. Maria Grazia ancora non riesce a credere a come si siano evoluti i fatti nelle varie aule giudiziarie. Queste sono le sue parole. Dall'ergastolo, ossia 45 anni, siamo passati al rito abbreviato. È vergognoso, eppure è stato subito tolto un terzo della pena e gli anni sono diventati 30. Poi c'è stato l'appello, chiesto da lui, e ciò ben dimostra che non si era pentito, altrimenti avrebbe pagato il suo conto con la giustizia. Durante il primo grado mancavano le attenuanti generiche per gli incensurati, così la pena è diventata di 24 anni. Già che c'eravamo, è stata scontata di un altro terzo, arrivando a 16. Poi è stata la volta della Cassazione,
e della legge che permette a un carcerato un abbuono di 3 mesi di galera ogni 12. E praticamente ammazzare un essere umano non fa fare più di 6, 7, 8 anni di prigione. Maria Grazia va anche a parlare nelle scuole, e non solo di Vanessa, ma di tutte quelle ragazze a cui è stata strappata la vita troppo presto. A causa di uomini violenti, a causa di uomini che giurano e spergiurano il loro amore incondizionato, per poi uccidere le proprie mogli, compagne o fidanzate. Maria Grazia nelle scuole conclude sempre il suo intervento con questa frase: chi ha ucciso mia figlia fu in prima battuta condannato a 30 anni, poi in appello ha ottenuto le attenuanti generiche. Il giudice considerò anche il fatto che fece il gesto di coprire il corpo di mia figlia con un giacchetto. Ma si può davvero ritenerlo un gesto di pentimento o anche solo di pena per quella vita che lui stesso aveva appena spezzato? Gli anni di pena sono scesi a 16, il minimo per l'omicidio volontario. Lui potrebbe presto essere fuori e tornare a vivere. Vanessa però non vive più, e nemmeno io. Da qui c'è anche un appello che Maria Grazia ha lanciato al governo. Spero, anzi, ho fiducia che il nuovo governo possa cambiare le cose, che possa portare a compimento la proposta di legge che depenna l'opportunità del rito abbreviato per chi ha commesso omicidio volontario. Il percorso era stato avviato, la Camera aveva già recepito la nuova norma, ma poi non è stata approvata dal Senato. Mi appello al nuovo governo perché non ci siano scorciatoie per chi commette questi crimini. Mai più sconti, c'è bisogno di pene certe e proporzionate a quello che si è fatto. La violenza sulle donne si combatte anche e soprattutto attraverso le leggi giuste. Purtroppo, a quanto ne so, il governo ahimè non ha cambiato un bel niente. E le vittime che sono sotto i nostri occhi continuano ad aumentare sempre di più. Ogni anno, in occasione dell'anniversario della tragica fine di Vanessa, in paese viene organizzata una fiaccolata commemorativa. Nel 2015 viene presentata una canzone dedicata proprio a Vanessa, che porta nel titolo semplicemente il nome della ragazza. È stata composta da il musicista e cantante lucchese Christian Lori, originario del Piemonte, ma abitante a Filecchio, una frazione di Barga non lontana da Gallicano. Io ho trovato questa canzone molto toccante, mi ha davvero emozionata tantissimo. Quindi ve la lascio bloccata qui nel primo commento. Spero che vi piaccia e che vi emozioni quanto ha emozionato me. Detto questo, ragazzi, io ho finito di parlare in questo video, spero che questo video possa essere stato per voi interessante. Conoscevate questa storia? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ma soprattutto, prendetevi cura di voi. Ciao ragazzi, ciao ragazze.